Los Ángeles vienen de vacación. La belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva. La aventura. Hola, pronto, pronto? Uno, due, tre. Buonasera a tutti, benvenuti oggi qui alla nuvola. Benvenuti, mi sentite? Allora salutatemi, buonasera a tutti. Ecco, ecco, benvenuti e per la Colombia, per noi dell'Ambasciata, per, per i giovani giovani scrittori della Colombia alzatevi un po' per favore mettetevi di piedi vengono degli de indigeni del Ciocco claro. la prima volta lui, loro qui che hanno parte scritto parte. hanno pubblicato e stanno proprio qui Se con voi a Roma la fiera più liberi noi parleremo oggi di un discorso molto interessante soprattutto per voi per i giovani È come vivere del tuo talento come a través de lo que la Colombia, el presidente de la Colombia ha llamado la economía arancione, lo que voy a llamar la industria, la creatividad, la cultura, la idea, la innovación, la vocación y el talento, es una oportunidad para andar adelante. Hoy estamos con la embajatriz de la Colombia, Gloria Isabel Ramírez, y con el emprendedor, gracias, un aplauso por favor, fortísimo. Y con el emprendedor y conferencista internacional, Juan Diego Ortiz, por favor. Grazie, un conosciuto promotore di questo è l'economia arancione dopo eh, li faremo vedere a tutti che potete scaricare nel tuo cellulare, nel tuo smartphone il libro in italiano e sarà molto molto bello perché è un libro che non devi leggere così noiosamente sino sarà un libro che sarà per ispirarti a voi e benvenuti oggi qui alla nuvola, benvenuti oggi qui alla bella più libri e più libri ma soprattutto per più o meno un'oretta benvenuti in Colombia Va a pasar. Va. Oh, hola, hola. Hola. Hay un lugar que nunca creyó en la palabra imposible. Un lugar donde los ríos quieren ser océano. Y el océano se cansó de la soledad. Por eso se unió a la cascada, la montaña, la cumbre nevada e incluso a otro océano. Un lugar donde el pasado convive con el futuro y donde la palabra infinito se escribe con colores sobre la playa, el monte, la selva y el cielo. Un lugar que desafía todos los días la imaginación. Un lugar llamado Colombia. Uno nunca se imagina cómo es Colombia. El mar de verdad tiene siete colores. Donde Los Ángeles vienen de vacación. La belleza, la variedad de animales, la energía del río, la selva. La aventura de vivir. vida. Una ciudad amurallada, abierta al mundo. Sin que te des cuenta, empieza a enamorarte. Te sientes cerca del cielo. Estás en la sucursal del cielo y en la capital de la salsa. Un paraíso donde las mañanas vienen de vacaciones. Es mágica, llena de cultura y de contrastes. Un lugar que cada día te sorprende de una manera distinta. Una ciudad que crece, que siempre está de moda. La ciudad de la Eterna Primavera. Un país lleno de historia y cultura. Donde un día vienes y no puedes dejar de volver país de gente que lo reciben con brazos abiertos y un café sobre la mesa se contagia de esta pasión de los colombianos la gente que querés tener cerca tuyo la gente más hermosa del mundo te sientes vivo y te das cuenta que colombia es otra cosa un lugar que cada día se esmera en sorprenderte de una manera distinta donde la realidad puede ser mágica y donde la felicidad habita a la vuelta de cada esquina. Colombia, 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 El riesgo es que te quieras quedar. Va bene gracias. Por favor, levántele las manos porque el riesgo es que voy a permanecer. Seguramente, aquellos que han eh, ido en Colombia seguramente no quieren volver. Va bene iniciamos hoy a Bienvenida a la fiera più libri più más E, e grazie per portare la Colombia qui, a questo bel posto alla nuvola, no, di Fuscas. Un saluto a tutti, eh, grazie per essere qui. Solo cortissimo, eh, oggi eh, abbiamo il piacere di avere il libro della economia aranciona in italiano eh, e si può scaricare eh, facilmente in digitale eh, in questo simbolo qui Y eh, Hoy el placer de presentar a Juan Diego Ortiz, que es eh, un experto en la economía aranjona. Este libro ha estado escrito por el, por el nuestro presidente de la República, Iván Duque, y el actual viceministro de la Cultura, Felipe Huitrago, cuando loro laboraban al Banco Interamericano de Desarrollo a Washington. Eh, È stato un obiettivo del nostro governo l'economia creativa o economia aranjona. Allora, benvenuti, eh, Juan Diego, che va a esplicare tutto quello che, che, che voi facete e che noi facciamo per l'economia ragiona. Grazie all'Italia, grazie alla Nuvola, grazie alla, a Più Liberi, a Più Liberi, Più Liberi, perché questa è un'opportunità infinita veramente per, per noi e per voi. Hola. Hola, mi sentite grazie. bene? Sì? Grazie. Eh, mi scuso perché il mio italiano è un po' sidatto, quindi farò tanti svalli, però spero farvi capire una, una piccola introduzione che volevo fare su di questo. Allora, grazie dell'introduzione, grazie Glorisa per questa invitazione, e grazie alla delegazione colombiana che è qua, che voglio farvi conoscere. Levante, se un saluto a questa delegazione bellissima di colombiani che vedete adesso Queste, questo siamo noi colombiani, siamo tanti tanti paesi in uno solo, tante culture ancestrali africane, siamo eh, misti e siamo una forza di creatività che per tanti anni ha lottato con tanti problemi adesso stiamo vivendo un momento storico molto emozionante per noi, un momento che vogliamo Volevamo farvi capire un po' e condividere cos'è questa, questa allegria, questa emozione che ci porta al mondo a contarvi, a raccontarvi cos'è questa economia arancione. L'Italia, l'Europa lo ha vissuto per tanti tanti anni, però vedo qua con tanto piacere che ci sono tanti giovani che vogliono capire come, come vivere da questo talento, come si fa oggigiorno a vivere dal talento. Ma è possibile vivere dal talento? Noi pensiamo di sì. E vi, faccio, vi voglio fare una piccola presentazione. Noi lo chiamiamo il Orange Tsunami, un tsunami arancione. Questa è la, la solita idea che voglio che voi prendete a casa e tornate e pensate un po' su di questo. Oggigiorno l'economia sta diventando un'economia della conoscenza, del, del sapere, del knowledge economy. Questa economia arancione non è altro che riuscire a vivere dalle idee, è una nuova economia, una economia non estrativa. Non puoi andare con una shovel e prenderla dalla terra. Non puoi aprire un buco alla terra e fare economia come si faceva prima. Non puoi andare oggi facilmente a fare la grande agricoltura. Bisogna muovere, spingere tante, tante risorse al mondo per fare questa economia. Questa economia puoi farla da casa, con le tue idee. Le cose, le tecnologie che sono disponibili oggi. È un fenomeno, è un fenomeno allucinante: è l'economia che sta crescendo di più al mondo. Quando l'economia oggi cresce a un digito al mondo, questa economia cresce a due digiti e sta soltanto iniziando. Questa economia è un'economia gigante: che è per questo che non è così facile da capire. Ce l'abbiamo dalla tradizione culturale. L'archeologia, i luoghi storici, la libreria, che comprende il patrimonio. C'è anche le arti come la musica dal vivo, eh, la pittura, la scultura, le arti plastiche, che sono le, le arti. Poi viene la medi, le, le, le media, media come eh, publishing, libri, come questo che stiamo celebrando oggi, libri, prensa. Film, televisione, è un altro pilare importantissimo. E poi i functional creation, o creazioni funzionali, l'architettura, il software, i videogames. È un universo talmente grande che fa un'economia completa a 360 gradi, che incatenarla non è facile. Non è facile capire come sfruttare questa economia, perché puoi essere allo stesso livello dell'economia facendo cose di patrimonio o new software, facendo pittura o scultura all'antica o cinema. È un, è un universo gigante, ma è l'universo un degli intangibili, delle idee fatte, prodotti, beni, servizi e monetizzati. E quindi noi in Colombia stiamo vivendo un, un fenomeno perché due autori Due autori, Felipe Huitrago e Ivan Duque, hanno fatto, hanno fatto un libro basato su questa creative economy, che era una teoria già consolidata al, al 2001. Quindi, al 2013, questi due autori colombiani si mettono a rivisitare questa, questa teoria e fare la sua versione applicata alla Latino America. Come fare a spingere e sviluppare questa economia in Latino America? e fanno questa teoria che si chiama l'economia naranja o l'economia arancione. Questo è dal 2013. Anni dopo, questi due autori, uno diventa il presidente della Colombia, l'attuale presidente Iván Duque Márquez, e l'altro il nuovo viceministro dell'economia arancione, e riescono a spingere questa economia a un livello mai visto in Latinoamérica, mai visto prima, e mettono la cultura al centro della, 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 del policy making, della politica, eh, della de policy, policy in italiano sarebbe... policy? Politica anche? Va, ah, della politica. E esplode questa economia in Colombia e inizia a avere una, un vero, una vera articolazione in tutti i livelli, sociali, politici, economici, e tutto... Per cambiare la nostra storia, per cambiare l'economia. La Colombia, voi vi conoscete, vi conoscete bene, per tante cose, tante cattive, ma per tante cose buone, è un'economia basata su risorse naturali come il caffè. Il caffè è il nostro prodotto stella. Il caffè oggigiorno rappresenta il 2,3% della nostra economia, del prodotto interno lordo. E una delle priorizzazioni più importanti dell'economia serve l'estrazione minero-energetica che oggi rappresenta il, attorno al 2,1% del prodotto interno lordo. La nostra economia creativa oggigiorno era già più grande di tutte queste altre due, al 3,5% del prodotto interno lordo, è un'economia gigante e nessuno faceva niente per, per curarla, spingerla e per farla diventare più forte, ma era già più grande. E quindi noi, se pensiamo al futuro, con tutti questi eh, problemi che abbiamo alla Colombia, problemi grandi, problemi grossi, problemi veri, uno dei problemi più grandi è che noi dobbiamo cercare ogni anno più di un milione di posti di lavoro per giovani come voi. Un milione di posti di lavoro in un paese in via di sviluppo. È un problema grandissimo che non si può assistere facilmente. E quindi un'economia che al mondo diventa l'economia più popolare, dell'economia che sta facendo quasi, ormai quasi 30 milioni di lavori al mondo, è gigante. Sol soltanto in Latino America ne abbiamo 2 milioni, in tutta Latino America, in Italia questa economia fa un po' di più di 2 milioni, in solo l'Italia, noi in tutta Latino America ne abbiamo 2 milioni di posti di lavoro e stiamo cercando di fare almeno, almeno un, post un milione di posti di lavoro in Colombia nei prossimi 8 anni. Un'economia diversa, un'economia che si può fare di, da casa. Voi I giovani oggi possono fare e vogliono essere parte di questa economia facendo quello che sanno fare, comunicare, creare, ma, con, ma, ma, non, ma, ma non dentro un'azienda, non dentro un'impresa, anche. Ma vogliono farle e possono farle, possono monetizzare un'idea velocemente come i bloggers, come i youtubers, come gli instagramers. Posti di lavoro che non esistevano quando io ho fatto la scuola. Mi sono preparato per una scuola che non, che non conosceva l'Instagram, mi sono preparato per una, per una università, per un mondo che non aveva questo tipo di opportunità. Non pensavo che un lavoro migliore e remunerato che tanti sarebbe lo influencer, ma ci sono influencer che fanno di più che un presidente aziendale oggigiorno. Un'economia che può essere... Piccoli lavori, piccoli negozi, negozi creativi in tanti tipi, nella gastronomia, nell'artigianato o aziende giganti tecnologiche e fanno lo stesso, monetizzare idee e farle diventare eh, un'economia un vibrante. Come i festivali, che oggi giorno si può andare a festivare, ogni giorno pesano 20 bilioni di dollari all'anno e sta appena iniziando il mondo dei festivali, c'è gente che lavora tre mesi all'anno, tre mesi all'anno, da festival in festival, non fanno altro il resto dell'anno ma divertirsi e fanno di più, di più come guadagno, di più come esperienza, di più, come, di, più di vita che altre persone che sono statiche un posto, un a un posto, un'azienda pensata a un'altra economia. La ristorazione al mondo al 2016 faceva 55 miliardi di dollari, oggigiorno c'è turismo gastronomico, una cosa che non si pensava che la gente può viaggiare al mondo soltanto a provare ristoranti, assaggiare ristoranti, conoscere cultura tramite la gastronomia. E non c'è da dire da queste piattaforme che voi conoscete che oggi una piattaforma di questa, qualsiasi piattaforma di queste, fa più fatturazione di un piccolo paese dei Caraibi, dei Caraibi o di grandi nazioni con più di 500 miliardi di dollari di valutazioni e 2,3 miliardi di persone. Allucinante, un nuovo mondo. E quindi, ma si può vivere di questo? Ma come fare a... Spingere questo, come fare, includere tutta una nazione in questa economia è possibile? Noi abbiamo sviluppato alla Colombia una strategia in sette colonne, si chiamano le sette I. La prima che ha fatto questa politica nazionale è stabilire centri di informazione, misurare questa economia e avere migliore informazione. Per poter, per poter riuscire a capire dove si, trova, si trovano le opportunità e dove si trovano i problemi. Informazione. Istituzioni. Per la prima volta alla, nella storia della Colombia il governo ha, è riuscito a fare una, un Consiglio nazionale di economia arancione per tutte le decisioni rilevanti a questa economia, averla dal, al centro del governo l'economia creativa e l'economia culturale al centro di un governo, non era mai stata vista questa volontà politica e per questo è iniziata una trasformazione reale. La industria, è difficile nella economia, non abbiamo il mecenazgo come in altri paesi, per la prima volta iniziamo ad avere gli industriali e i privati eh, facendo il, pad il padrinaggio me mecenasgo eh, di questa economia. Poi infrastruttura, non resta da dire, voi siete fortunati in Italia, in Europa, la infrastruttura culturale è millenaria, è soltanto, tanti, tanti anni. soltanto la città, una città come Roma è già un'infrastruttura ideale per, per, per la cultura, per, il, per la creatività. Immaginate paesi giovani, città giovani come la Colombia, eh, non c'è infrastruttura di questa magnitudine. Adesso siamo convinti che dobbiamo svilupparla, sviluppare strutture ottime per avere questa articolazione e questa aspirazione. E su di questo integrare i mercati, ovviamente importantissimo, le economie piccole come le nostre devono aprirsi ai mercati regionali e internazionali per riuscire a esportare il talento dei nostri creativi nazionali. E poi quasi per finire la inclusione questa economia è particolare perché, come già avevo detto, è particolare perché non è estrattiva, non puoi estrarla, ma è una, è una forma di, minier, di, di, di estrazione miniera diversa. Devi riuscire a estrarla dai, da, dai, dai cervelli dei giovani e farla diventare un prodotto o un servizio e farla monetizzare. E non è facile, ma poi anche è inclusiva. È un'economia che non distingue... Se sei nato ricco, povero, se sei nato bianco, nero, indigena, se sei nato se hai talento, ovunque tu sei, se hai talento puoi riuscire ad entrare in questa economia, puoi avere un'opportunità, non importa che parte del mondo sei o che parte olvidata della Colombia sei, se ci sono le opportunità, ci sono questi sette pilari, puoi riuscire a fare una vita dal tuo talento. E l'ultimo, l'ispirazione, e questo è importantissimo, l'ispirazione per i giovani, per, per credere su dei suoi paesi, credere che alla Colombia oppure all'Italia oppure dove, dove siete ci sono opportunità, c'è gente che sta lavorando ogni giorno per creare queste opportunità e ispirarsi a fare e a lasciare questa economia incatenata. Al, nostro, al vostro intorno perché noi abbiamo un problema grandissimo che ogni volta che abbiamo un bel, un bel creatore un bel creativo viene preso da un'altra economia se lo portano fuori e lascia un vuoto gigante al suo intorno e per questo iniziano a sognare i giovani iniziano a sognare di, di partire di andare via e è un problema globale, non è un problema della Colombia, è un problema al mondo. Ovunque al mondo sta capitando questo. Paesi piccoli de, de, attorno a grandi città stanno morendo perché i giovani non vogliono rimanere lì, vogliono andare alle, alle città più grandi, alle capitali più grandi e questo diventa un problema per, la, per, per un paese come il nostro. E poi alla fine riuscire a creare un'economia dove i giovani possono eh, saltare oltre questa barriera della comunicazione, di fare delle sue idee, dei suoi imprendimenti, un'economia vibrante con, i, con, gli alt con le altre aziende, con gli avvocati, con gli investors, un'economia che non distingue tra le cravate e le t-shirts, le camicie. Un'economia che può entrare, in una creatività che la creatività deve entrare non solo all'arte, alla creatività, ma anche alla scienza, una scienza più pensata dalla creatività, oggigiorno lo sviluppo delle... delle Res resource development, lo sviluppo. si mette il pensamento creativo. Il pensamento creativo è il giorno al centro anche dello sviluppo e dell'investigazione. E quindi, come fare per, per arrivare a partecipare del, del sviluppo del mondo? E le, e al, al 2025, le 100 città più grandi del mondo faranno il 35% del prodotto interno lordo. Questa è una concentrazione di opportunità di capitale molto serio che dobbiamo pensare, come fare a sviluppare, a entrare a queste 100 città e 100 centri che faranno il resto del sviluppo di, di questo eh, prodotto interno. Perché tutta questa strategia, quello che ha fatto e riuscire a mostrare che il nostro talento è importante, ma che è anche importante questo incatenamento e questa volontà politica, economica e sociale per spingere questo talento giovane. E adesso, oggi voi conoscete già i frutti di, queste, di questo tipo di, di economia. Non solo, non solo oggi, eravamo già creativi, eravamo già capaci di fare le cose, ma adesso inizia a essere più veloce. E voi conoscete già da tanto, a Shakira, forse, ma siamo anche sui premi e lettori meglio pagati al mondo della tv. Conoscete il soft power latino liderato da, liderato da J Balvin e dai reggaetoners. La moda oggi, se andate oggi a un HM, c'è la prima collezione della de storia latinoamericana di HM fatta da Johanna Ortiz, una colombiana. Oggi in magazzino. Abbiamo talento, talento sportivo anche che fa, fa tantissimo orgoglio al mondo e anche per noi. Talento sportivo del ciclismo anche. Siamo già arrivati al cinema, non abbiamo ancora vinto l'Oscar, ma siamo arrivati per la prima volta al cinema con una storia originale. Non queste storie che voi conoscete, tanto popolari della TV eh, sulla Colombia, una storia 100% originale, ficzione colombiana del nostra, nostra patrimonio ancestrale indigeno. Economia incatenata dai grandi designer del mondo con la nostra comunità più, più rappresentativa del heritage che inizia a fare mercato ovunque al mondo. E per finire, questa economia è quest trasversale a tutta l'economia e allo sviluppo della società. Questa creatività fatta da un'economia e un movimento sociale riesce ad aiutare al Goal di Sviluppo, eh, alle mete di Sviluppo delle Nazioni Unite, le 17 metri di Sviluppo delle Nazioni Unite. Aiuta direttamente più di 7 e indirettamente a tutti. È una vera, è una vera, ferramenta? Ferramenta? Ferramenta. è un vero strumento di sviluppo per le nostre Nazioni. Grazie. Vi lascio con questa, con questa immagine dei, giovani, dei nostri giovani che credono adesso che è possibile, è possibile vivere dal talento e con questa frase che mi piace tantissimo. La creatività è divertente, è molto divertente, però è anche il negozio di più, di più grande crescita al mondo. Grazie mille. Va bene, forte applauso per Juan Diego. Ortiz, a su economía, arancione. Si se un po'. Guarda, que sentendo a Juan Diego y viendo a todos los jóvenes que están aquí, eran en silencio. Yo le he dicho a Juan Diego: No es fácil eh, con los jóvenes que pensan tanto, fanno tanto. Nessuno ha preso el celular mientras ha hablado. Ahora vuol dire decir que habéis capito que con este celular. Con questo che avete in testa potete essere un'azienda, potete vivere di questo. Juan Diego, veramente ispiratore quello che, che hai detto. Ma, per esempio, tanti giovani che sono qui delle scuole italiane: per esempio, un giovane si dice a me piace la musica, mi piace cantare, faccio qualche canzone di ultimo su, 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 sul mio pianoforte, ma dopo che faccio? Chi comprerà un mio CD? Chi. Che, che so, che radio metterà una mia canzone? Ma c'è sempre la, 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 i genitori e, 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 e la nonna che comprano il primo, il primo prodotto. <ride> no, scherzo, no. Eh, ma questo, questo di monetizzare un'idea eh, è un'opportunità così, così eh, grande oggigiorno. Tu puoi andare sulle piattaforme come Spotify, come YouTube, eh, fai un piccolo contratto online e inizia ad avere i segui, eh, seguitori, eh, puoi fare la registrazione col, col telefonino ogni giorno, col computer. Eh, oggi è molto semplice, a me piacerebbe poi dopo capire un po' le curiosità dei giovani, eh, le idee che hanno eh, e riuscire a, a parlare un po' sopra di questo, dove sono le, le, le incognite su questa economia. Alzate le mani qua, qui, qui tu... chi ha Instagram in questa sala? Chi ha Instagram? Mamma mia, quasi il 100%. Chi ha Facebook? Facebook chi ha Facebook? Ah, guarda, hai visto? È ridotto. Ah, anche Gianni 40. Guarda, prima di continuare, voglio dare un grande saluto a Gianni 40. Per favore, alzati, Gianni. Il premio Oscar in scenografia di film come eh, Fratello Sol, Sole e la Luna, Farinelli, tanti film con Sefirelli. È un uomo italiano, del, veramente della creatività italiana che nel tuo tempo Gianni non c'era nessuna di queste possibilità, però grazie alla sua creatività è diventato lo che oggi è un simbolo del cinema italiano e della storia italiana. Io, io le dicevo, la mia moglie italiana, no? Le italiana, a noi colombiani suona un tamburo e noi iniziamo a ballare. Voi italiani avete l'idea, la, la creatività, avete l'estetica, però... Qualche giovane italiano dice, ma scusa, io non so cosa fare quando divento dopo la scuola, dopo l'università. Tu parlavi, certo, sono tanti, tanti strumenti per andare avanti, però per esempio nel caso del genitore cosa può fare quando vede un talento forte nel suo figlio per portarlo avanti e per diventare anche una forma di vita? Beh, questo è importante perché... Ehm... Per, per aiutare a, a, a sviluppare un talento si vuole conoscere cosa, da, da un lato, cosa eh, aiuta un talento a svilupparsi, ma anche cosa può danneggiarlo in suo attorno. No? Eh, per esempio, conoscere la, la, dove sono le proprietà intellettuali e cosa una proprietà intellettuale e da dove, vengono, da dove viene veramente questa, questa regalia, regalia, si dice in italiano e cosa farà assicurare questo talento nel futuro perché non è solo avere talento e buttarlo fuori ma aiutarlo a crescere e assicurare la sua opera eh, le, sue, le sue idee e eh, riuscire a fare un incatenamento produttivo si pensa tanto che è solo il talento è solo il talentoso che è la, che, 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 che dove devi centrarti dietro un, dietro un grande talento che riesce ad essere eh, e successful, e esitoso, c'è tantissimo, eh, nel suo intorno ci sono avvocati specializzati che riescono a proteggere questa eh, proprietà intellettuale, farla diventare un'azienda, o questi che se la, se la rubano, persone inescrupolose, ma è la storia del talento ovunque nel mondo. C'è i managers, manager bravissimi che riescono a capire cosa è buono e bello per il suo talento e managers che, che rovinano un talento. E c'è un intorno grandissimo attorno a tutte queste industrie, incatenato, che non è visibile, ma che è, penso io che il nostro, il nostro scopo qui è sviluppare industria, industria creativa, Es lo más importante, reconocer el talento, pero farlo encadenar bene y e acompañar bene da toda la industria en su entorno. Nosotros en América Latina, en Colombia, tenemos una creatividad que, a volta se si ha creado en medio de la crisis, en no? medio mm. del bisogno, de la necesidad. Por ejemplo, a, a estos ragazzi, por ejemplo, no lo so, pero di no Nessuno saprà che cosa è andare in scuola senza aver fatto la colazione. Mm. In Colombia, in qualche posto purtroppo, sì. i ragazzi devono andare lì, camminare ore e ore per arrivare alla scuola e non perdono mai il sorriso. Che è questa, questa attitudine che può anche diventare parte dell'economia arancione. È una, è una domanda particolare, sì, come attitudine... Forse, forse da noi è, è, una, è una storia più, più attitudine è di attitudine e di coraggio, no? anche di, di riuscire a fare una cosa significativa con la creatività in un intorno così, così conflittivo. Penso che, che la, dal conflitto, sia personale, dell'intorno, viene il reto, il reto di riuscire a esprimersi tante volte creativamente, eh, per cambiare la, tuo, la, la, tua, la tua realtà. Noi siamo, penso, esperti in questo, alla Colombia. Sì. C'è qualcuno che ha una domanda per Juan Diego? Qualcuno qui presente che vuole chiederle qualcosa? Alzi la mano. Ecco, vieni, mi, mi aiuti per favore. Ti presenti eh, e se vuoi quanti anni hai e la domanda. Eh, io mi chiamo Olivia e ho eh, 16 anni, quasi 17, e volevo chiedere perché proprio Orange Economy, perché proprio Arancio, l'arancione. Grazie, questa, questa è un'aneddota che, che sarebbe stato più bello che, che i due eh, autori del libro la raccontassero, ma per la storia molto carina, quando, quando gli autori stavano eh, scrivendo questo libro dentro una banca che si chiama la banca interamericana di sviluppo. detto, va bene, ma noi dobbiamo fare questo, questo, questo scritto per una banca, allora dobbiamo parlare di economia e dargli un colore. C'era l'economia verde, che era l'economia dell'agro, c'era l'economia blu, c'erano queste denominazioni, allora hanno pensato, hanno deciso di andare ognuno al suo weekend di pensare e tornare con idee per colori. Il lunedì dopo si sono raggiunti, era domanda, Ma quanti, che colori hai? No, l'arancione, soltanto? Sì, e te, anch'io. Ma perché? E allora hanno iniziato a pensare, a, 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 a comparare le sue note del suo, della sua ricerca. Era perché... Eh, eh, monk, eh, monici, I monici tibetani dicevano che l'arancione era il colore della, della eh, tranquillità e felicità, perché Frank eh, Sinatra diceva che l'arancio era il colore più... Allora, hanno incontrato tante tante aneddote e eh, research che l'arancio è il colore più felice e più creativo di tutti, che hanno deciso di mettere questo colore. Io non lo metto in difficoltà con quella domanda però bella, no? Sì, un'altra sì. domanda, chi ha un'altra domanda dei ragazzi che vuole chiederli? E sta qui un altro ragazzo. Salve. Come ti ecco. chiami? Quanti anni hai? Qual è la Daniele tua domanda? ho 15 anni e volevo chiedere. Uh, voi come fareste soldi da un paese povero in cui i giovani stanno cercando di scappare in cerca di un futuro migliore e, che e, e è soprattutto un luogo isolato? No, non ti abbiamo capito bene. Tranquillo, tranquillo. Vieni, 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 no. vieni qua. Bravo, un applauso forte. Hai visto? Vieni, vieni, fai la domanda a Juan Diego. Hai visto? In due secondi è diventato famoso. Così è facile la l'economia arancione. Benvenuto, siediti con noi, ci accompagnerà a fare la coordinazione. Benvenuto, per favore. No, con il microfono. Volevo, volevo chiedere: uh, come è, com è possibile fare soldi da un paese povero in cui i giovani cercano di scappare? È, capito bene. è possibile bravo. sopravvivere? Com'è possibile per sopravvivere per un giovane di un paese povero che vuole scappare? Mamma mia, abbiamo un filosofo qua. <ride> bravo! E, bravo, sì, bravo, grazie della, della domanda. Io purtroppo no, non posso rispondere a questa domanda da, dal mio luogo come conferenzista in una, una conferenza di economia creativa. Perché è una domanda che, che ci facciamo tutti in Colombia, da, 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 da tutti i posti, da, 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 da tutte le nostre, le nostre responsabilità come cittadini e come impresari e come tutto. E, ma sono sicuro che una cosa stiamo facendo è di cercare di, di non farci più questa domanda, di avere, di avere tante, tante possibilità, soluzioni, opportunità e ad ogni cosa che facciamo. Eh, riuscire a creare algo per lasciare un'opportunità al nostro paese è l'unico che possiamo fare che ti posso rispondere. grazie per la domanda che anche a me tocca che imbarazzo un'altra volta a Juan Diego però io penso che anche ti posso dare anche una mano <ride> sì. che questi ragazzi, giovani scrittori colombiani che sono qui che loro vengono da regioni molto lontane anche regioni un po' isolate sono un esempio chiaro di che quando tu hai un talento, hai una voglia di fare qualcosa, guardalo che vengono del Chocó, delle, delle zone indigene, degli Llanos Orientali e sono adesso in una fiera di Roma che dopo le conosceremo di più. Ambasciatrice, vuole aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere a, a questa questione di questo ragazzo che è stato molto interessante e penso che eh, e non solo la Colombia, ma l'Italia e tutti eh, adesso facciamo più. Per l'educazione e penso che l'educazione è l'istrumento principale per dare a questi giovani che non hanno eh, tanta possibilità perché loro rimangano al suo posto, alla sua regione. E adesso, non solo l'educazione, ma tanta opportunità che, che abbiamo con il digitale. Eh, per, tutti voi che avete talenti, eh, come ha detto eh, Juan Diego, eh, il, il digital, il, tutte le nuove tecnologie è un'opportunità per, eh, per capire che eh, si può rimanere alla, alla, alla tua regione, al tuo paese e sfruttare eh, il suo talento. Benissimo, un applauso ambasciatrice. C'è un'altra domanda ragazzi? o vogliamo conoscere un po' a queste sì. venite per favore Dai, qui questo è un esempio dell'economia aranciona della Colombia loro sono sei scrittori e artisti della Colombia ognuno si va a presentare e poi voi potete fare la, la domanda a loro venite 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 qua venite ci mettiamo qui dietro ecco Yo cerco de hacer la traducción. Manuela Espinel, viene de Medellín, Colombia. Manuela, te escuchan todos. Un aplauso para Manuela, así. Leí parla en español yo cerco de hacer un poco la traducción después eh, sintéticamente. Hola, bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y por supuesto a la embajada y a la feria Pew Libre, Pew Libre. Eh, mi nombre es Manuela Espinal, vengo de Medellín. Eh, escribí hace tres años un libro, eh, una pequeña novela sobre mi familia, sobre una familia de músicos eh, y, digamos, un personaje principal que podría ser yo misma que rechaza un poco esa tradición musical y decide dedicarse a otros temas. También he publicado en medios nacionales temas más periodísticos porque estudio periodismo y hace poco publiqué un cuento en una antología de cuento femenino. Muchas gracias. ¿Cuántos años hay, Manuela? 21. 21. 21 años. Tres años fa ha publicado la suya prima novela. Imagina su primo romanzo. Ha fato parechi articoli, escribe in uno dei giornali più importanti della Colombia, El Espectador, y adesso pues dimostra con il suo talento, con la sua creatività, è molto contenta y molto felice de essere qui a Roma. Grazie, Manuela. Asinaria Patomáende, se han llamada Cristina de la Atajo Rocho y Tahué con Toani. Muy buenos días, mi nombre es Cristina de la Estoy feliz de estar hoy con todos ustedes. Creo que la educación, como mencionaba nuestra anfitriona, es el mejor instrumento para transformar la sociedad basada en el reconocimiento y el respeto a la diferencia. Y lo hago a través de diferentes eh, proyectos culturales, entre esos, Cribí. Cribí es una página web donde se puede aprender. Practicar la lengua palenquera, que es mi lengua, y entre otros. He escrito otras cosas, he escrito en Zánganos Magazine, es una revista chilena. Eh, trabajo también en otros proyectos culturales como el Festival de Cine Internacional Evaristo Márquez. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Cristina dice que la, la manera más importante, más efectiva, Perú Chile, de la posible pobreza o de China de de una situación es la educación el respeto en la variedad, más sobre todo en capire que si tú quieres hacer una cosa bien hacerla de alta calidad hacerla con el mejor talento farse enseñar de y capir de otros, adesso es fa a una una web que se llama vivir Escribe y eh, promueve la sua, el suyo dialecto palenque y fa una una posibilidad de difundir la suya cultura. Gracias. Un aplauso para Cristina, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es José Nicolás García. Yo represento al llano. Somos los cowboys de, de Colombia. Eh, tenemos una cultura diversa, gigante y grande, y por eso nos dimos la tarea de crear una revista, una revista que se llama Llano Adentro. Eh, vengo de una tierra que es plana, donde los hombres van de a caballo, donde la cultura no se pierde y la tradición oral siempre hay que recuperarla. Entonces nosotros cogimos esa tradición, la, volv la volvimos textos académicos simples para poder mostrar nuestra cultura en el interior del país. Hemos que escrito también cuentos para jóvenes, cuentos para niños. Para mostrar cómo a través del perdón y la paz se puede aprender no solo de la cultura llanera, sino también aprender un poco de valores y aprender a vivir mejor. Eh, y pues finalmente, pues tenemos nuestros talleres de trabajo social, donde intentamos traer la cultura llanera al centro del país y recuperar la cultura dentro de la misma región. Gracias, Nicolás. Un aplauso para Nicolás. Nicolás viene de una región de la Colombia que es la Pianura y Cowboy Colombiani. Eh, ma è una cultura molto speciale, succedono le cose a cavallo, succedono una, le, le, tante racconti storici, tante tradizioni e lui ha una rivista, ha, una, due, sei, radio, no? ha sei radio e lavora per farle capire a altri giovani che è possibile parlando delle sue tradizioni, delle sue radici, diventare una persona che può lavorare e essere contenta con quello cosa che fa. Grazie Nicolás. Eh, hola, mi nombre es Juan David Quintero, eh, soy dibujante, eh, vivo en Bogotá. Eh, hago libros donde eh, lo más importante es el dibujo y quiero poder compartir, como a través de, de la imagen, eh, mis pensamientos y, y, pues sí, como mis inquietudes diarias. Eh, he publicado varios libros en los que he podido, como, eh, darle eh, más importancia al dibujo y también he trabajado en colaboración con otros escritores y otros artistas. También he trabajado en diferentes ferias de publicación y un poco estando al tanto de la movida y de los intereses editoriales en Colombia. Bravo, bravo. Juan David, eh, pintore. illustratore, ha illustrato tanti libri, ha fatto pubblicazioni e attraverso questo talento, mentre uno scrive, un altro fa radio, un altro eh, lavora con le reti sociali, lui fa con l'illustrazione e è diventato la sua, la sua maniera e la sua forma di vita e di comunicazione. Grazie. Juan Pablo. Y en Blender, Che Baseguan, Casate Baseina, si yo me rapsé, Gugin a muy me rapsé, pero ambiguan, no me cursen ni ambiguan. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes un poco de la tradición de aquellos. Saberes que nuestros mayores nos han dejado, saberes milenarios. A través de ellos, tratamos de, como jóvenes, tratar de mantenerlos de una manera eh, abierta, teniendo en cuenta todas las herramientas que nos brinda esta sociedad, a, las, a los jóvenes indígenas en, es, en nuestros espacios, y poder de esta manera tener eh, un fortalecimiento de la identidad y poder mantenerlo por muchos años más, y pues, en representación de la juventud eh, indígena de Colombia, eh, estoy acá compartiendo un poco con ustedes, eh, un guangua, muchas gracias. Un aplauso para el final, es que es venuto propio de la su comunidad indígena, la MISAC, ¿no? del departamento del, de las regiones del Cauca, el UI. Eh, labora con sus tradiciones, ha hablado aunque en su dialecto, ma estudia en la universidad, labora con las redes sociales, es eh uno que siempre se si está haciendo fotos con todos los le, le compañeros, porque sabe que cuesta una manera de ser con eso y contar, contarle al mundo la fuerza forza. Y es muy, muy contento de representar la diversidad indígena de la Colombia presente aquí con Elkin. Un aplauso fortísimo para Elkin. Va bene, habíamos lanzado eh, para finir a Dayana. Dayana viene de una región del Chocó, no? del Pacífico de la, de la Colombia, pero ayer ha hecho una presentación muy particular, es muy bella. E Por favor, vai y fate conoscere con loro. Yo después hago una piccola traducción porque no será fácil, pero le Cose, que escribe lei bueno. del departamento del Chocó. Eh, feliz de estar aquí, voy a ponerme cerquita para poder sentirlos un poquito más que ustedes me sientan aunque no entiendan algunos el español porque las lenguas también se entienden sintiéndolas y donde las siente uno en la piel en las venas en la sangre en la música en el ritmo que se tiene cuando se habla lo que yo voy a hacer entonces es una poesía que se llama uno es su tierra, y presentarme con esa poesía. Uno es su tierra, yo soy Miguel Acaicedo con su bogotana, yo soy la batea con que mi madre trabaja, las estrellas negras de Arnoldo Palacios, yo soy una negra con los pies descalzos. Uno es su tierra, y yo soy el tambor que alegra y reta, Tumba en el bunde. Yo soy esos cuentos que hablan de bunde Soy las aguas bellas del río San Juan. Yo soy las historias que hablan del Moam. Uno, mi gente, es su tierra. Y yo soy el caimito, el marañón, el madroño y la guama. Y también la sangre de todas mis hermanas. Soy un trozo de pan con aguapanela y tengo los resabios de mis dos abuelas, mi gente, uno es su tierra y yo soy los juegos bonitos que tuve en la infancia, Jamie, Arrancayuca, ¿jugarán en Francia? Soy la voz sabora selva de Zully Murillo. Yo soy la sonrisa de mi padre con su hermoso brillo, uno es su tierra y yo soy el caimito, el marañón y la guama y la sangre de todas mis hermanas. Uno, mi gente, es su tierra y yo soy el clarinete y los platillos que animan la danza. Yo soy el boga que de remar no se cansa. Yo soy la siempre viva, la Santa María y el yantén. Y yo soy la chirimía que en mi alma suena. Uno... Es su tierra, y yo soy las lágrimas de los niños tristes al borde del río. Y como quisiera que esos dolores fueran míos, yo soy la esperanza que a veces los llena de sonrisa y que luego parte a otro lado, bien llena de prisa. Uno es su tierra. Y yo soy las cañas que en Canoa trae el tío Renato. Yo soy la siempre viva, la Santa María y el Yantén. Y yo soy el arroz con queso que huele en el sartén. Uno es su tierra. Y yo soy Dayana Zapata Flores. Soy Colombia. Soy Chocó. Y soy Raspadura. Mujer. grazie con questo bellissimo poema. Che sicuramente lo avete capito. Lei è la sua terra. Lei è Colombia. Ringraziamo tanto a tutti. Veramente, per favore, battete le mani anche per voi perché siamo stati. Speriamo che sicuramente dopo questa, questa conferenza e dopo questo scambio fra la Colombia e l'Italia avrà un'altra possibilità. Grazie, ambasciatrice. E dopo lasceremo a tutti dove si può scaricare il libro in italiano con queste QR e così. Tante grazie di nuovo e ci vediamo prossimamente domani alle 18.30 i giovani nella Lounge parleranno e chi, quello che vuole venire si fanno sapere. Grazie, grazie di cuore.